Buone notizie per i cittadini serviti dalla Ruzzo Reti. Se le bollette del gas e della luce terrorizzano le famiglie, almeno l'acqua non aumenterà. Anzi, secondo quanto annunciato dalla società acquedottistica Teramana, l'aggiornamento tariffario porterà a una diminuzione di almeno il 10%. Questo grazie al programma di riduzione dei costi operativi attuato dalla Ruzzo, che ha avuto un impatto significativo sulla gestione. I soci hanno condiviso tutti gli investimenti che noi abbiamo predisposto nel piano industriale, ma soprattutto hanno, tra virgolette, gioito con noi del fatto che vi sarà, grazie alla diminuzione sostanziale dei costi degli ultimi anni, questo appunto porterà a un abbassamento della tariffa del servizio idrico di oltre il 10%, un abbassamento che interviene in un momento storico veramente particolare in cui in realtà tutte le utenze stanno aumentando in maniera sostanziale, ecco, l'acqua finalmente diminuirà. Questo è il frutto di un lavoro fatto da questa azienda in questi anni molto rigoroso, soprattutto sui costi appunto, con grandi sacrifici, per cui ringrazio anche tutti i dipendenti dell'azienda, gli operai e quanti si sono impegnati in questi anni, ma i risultati ci stanno dando ragione. In particolare i costi per servizi e consulenze sono diminuiti grazie ai risparmi conseguiti nelle spese di manutenzione ordinaria degli impianti, nelle consulenze e nei costi per l'analisi dell'acqua. Bilancio di previsione che abbiamo visto essere perfettamente rispecchiato nel report semestrale, che è il punto nave che tutte le aziende fanno nel corso dell'anno, e quindi al 30 giugno 2022 la Ruzzo Reti effettua questo report che vede tutti i numeri perfettamente in linea con le previsioni fatte a inizio anno. Spiccano in particolare la diminuzione dei costi per servizi di oltre 800.000 euro, quindi diminuzione di spese per manutenzioni, spese per consulenza, spese per analisi, diminuzione dei costi del personale in continuo aumento, con un obiettivo per il 2022 di circa 700.000 euro che si aggiungono ai 500.000 euro degli anni precedenti, quindi oggi Ruzzo Reti ha oltre 1.200.000 di minor costi del personale, mantenendo altissima la qualità dei servizi. Ricordiamoci che queste aziende sono fatte non per produrre utili, ma per servire il territorio, per fornire servizi di qualità, che è la giusta interpretazione che questa governance ha dato alla società Ruzzo Reti.